Ed eccoci qua. Eccoci qua, ripartiamo. Il postino più veloce dell'West. Exa, una capsula che contiene i corporei, menti altri prodotti di scarto di semi. Vede che anche queste sostanze di semi, così come il succo, sono efficaci contro le CA. No?
Dunque. Non mi ricordo, collega Pork Not Sequel rete chi. Cosa possiamo fare? Avreste fatto tutto il possibile per salvare Bibi. È così. Ma ancora non possiamo lasciare andare tuo figlio. Credimi se ti dico che è per il suo bene. Credere a una che porta la maschera non ha detto altro che bugie. Allora, io che cosa avevo addosso? Addio stazione. Canzone di Bibi. Sam, per curiosità, come sta in questo momento? Ecco, veramente... Qualcosa non va. Quando collego il BB vedo delle cose. Quali cose? Un volto che non conosco e che mi chiama. E vedo anche una stanza. C'è della gente che parla, ma non riesco a capire cosa dice. Uno sfasamento. Non te ne avevo parlato. Stai con me. Bella lì, grazie mille del follow, ragazzi. Mi spiego. Veramente, grazie mille. Si estrae la madre esanime alla 28ª settimana e si mette in una capsula. Avviene ancor prima della nascita. Questa procedura ne arresta lo sviluppo. Ma alla 28ª settimana il suo sistema sensoriale è in grado di reagire agli stimoli esterni. Può registrare queste informazioni sotto forma di codice. Un SO. Possono confondersi con i tuoi per via della connessione. Chi è l'uomo che ho visto? Un membro del personale medico, forse. Un tecnico dei BB. Ha importanza? Quel BB ormai è in giro da molto tempo. Lo hanno maneggiato in tanti. Come farei a sapere chi lo ha colpito più di altri? Perché sei tu l'esperto. Nessuno lo è, Sam. I BB furono sviluppati decenni fa in segreto. Sono praticamente delle scatole nere. Anche se li usiamo, non li comprendiamo del tutto. Credimi, ho provato a scoprire altro, ma i vecchi registri sono ormai introvabili. Casomai dovessi trovare qualcosa, te lo dirò. Parola di tempo. E benvenuti. Cosa c'è? Accettato. Apri il terminale e ricontrolla gli ordini. Allora, prima di aprire il terminale. Che va segnato. Vediamo. Resine, metalli, metalli. Ok. Però. Mentre riposavo ho eseguito una... Ma buongiorno Lily, benvenuta. Sono a posto. Purtroppo la nostra stampante... Bene. Lo so, dopo tutta la fatica che hai fatto per portarci quei materiali. Colpa nostra, avevamo ordinato un pezzo di ricambio, ma non è mai arrivato. Serve a collegare la stampante alla rete chirale. Devono averlo preso i muli e avranno intercettato il corriere. Secondo me l'hanno portato al loro sito di consegna, che si trova nel bel mezzo del loro territorio. Allora, mi si sente? Mi si sente basso, alto, giusto? Sei la persona più qualificata per questo incarico. Posso nato come tutte le... Allora. Ok.
Ma è andata ieri sera. Di guardia al tuo CCP. In caso non ce l'avessi, dovresti fabbricarne uno. Non puoi sapere. Si è divertita la cena? Ma però prima partite. Quello che tieni in mano è vabbè, dai, come come si suol dire, la compagnia che conta, poi la pizza era il contorno, dai, no? Ti spiegherò cosa devi cercare. I cristalli chirali sembrano oro e si trovano di solito in formazioni che ricordano dei calchi di mani. Tendono a fluttuare a poche spalle da terra, con le pietre e i detriti circostanti. E si trovano soprattutto nelle zone con precipitazioni elevate. Tutto chiaro? Pioggia, pietre fluttuanti e calchi dorati di mani. Ecco cosa devi cercare. Cerca queste tre cose e troverai i cristalli. Non che è che magari ci hai già fatto caso e sai dove andare a guardare. Sì. Ordini a tutti. D'accordo. Allora, perdonatemi un secondo. Ti capisco. Ci sono cose che quando succedono danno veramente fastidio, anche perché diciamo che uno esce, va in pizzeria o comunque in un ristorante che fa anche pizze per mangiare magari qualcosa di meglio di una pizza surgelata, appunto. E invece a volte, ma è come un po' tutti i ristoranti, diciamo, ho notato che tante volte vai al ristorante pensando di dici, vabbè, esco, faccio la serata, il pranzo, quello che è, per mi do un premio, in realtà era meglio stare a casa a volte. Però certo, una volta che c'hai la compagnia, che c'hai la compagnia giusta, fa veramente veramente tanto. Allora, io volevo togli tutto. Ah, destinazione Capitan Knot. Consegne. Fondamentalmente il mondo è stato distrutto e i vari avamposti dell'umanità, che siano città oppure chiamiamole così case singole, sono separati, non sono in contatto, e l'obiettivo del gioco è ricollegare tutta l'America da est a ovest. Diciamo che all'inizio è un po' lungo perché c'è in giro a piedi. Per conto che il pezzo che ho visto io è da qua, che è quella che è diventata la nuova capitale, a qua. Cioè, è un pezzetto proprio. Il problema, ok, adesso io devo andare a fare una consegna
di nuovo qua, quindi qua c'ho le CA, qua ho le CA. No, ma a piedi non mi conviene tornare indietro, ma sono pazzi. No, no, no. Segno qui. E salvo. Ah, non posso. Ok. Niente, andiamo a piedi. Avvio scansione. Fai buon viaggio. E ci sono dei mostri, chiamiamoli così, che se ti prendono muori fondamentalmente. Beh, i cristalli chirali sono piuttosto piccoli e difficili da vedere a occhio nudo. Ti suggerisco di usare l'Odradek per trovare la direzione giusta. Per perlustrare un'area più grande ti conviene costruire una torre di guardia e affidarti ai suoi sensori. Allora, io devo arrivare qua. Ah già, devo costruire la guardia. Ok, ora un pochino più in là. Che non mi serve. Ok. Allora, io adesso devo andare a fare una consegna di nuovo. Vado a fare. Che poi il vero problema è che non, cioè non c'è un vero e proprio sistema di navigazione. E ok, qua almeno vabbè, proviamoci. Diciamo che non è così neanche recente in realtà, perché è un po' che ho già uscito questo gioco. Oh, cazzo, cazzo, cado. Ecco, appunto. Allora, diciamo, in sé è un gioco molto molto particolare. E ad esempio, i nemici non sono praticamente visibili ad occhio nudo, i nemici reali, e vanno schivati grazie a questo qua che hai attaccato al petto e a quel robottino lì. Oh Red, benvenuta, tutto bene dai te? Grandissimo Lilly.
vedi, non mi vedi, non mi... Era sta cazzo di... Ma sono anche nel territorio dei muli adesso. Ecco, altra cosa del gioco, ovviamente si prende esperienza in base a come consegni il carico, ovvero quanto è la distanza, se il carico è riparato o meno, cioè danneggiato o meno, il peso, il tempo che ci metti a consegnarlo. Io devo andare là. Porca la puttana. E io che ci speravo di esserci giù. Ecco fatto. Appunto. Arma no, vero? E poi ecco, ci sono altre persone che ovviamente in questo bel mondo tranquillo rompono anche le palle. Ovviamente sì, sempre NPC. Perché continui a parare, bastardo? Ma cazzo? No, no, no! Mi fai male.
Sono morto. Esatto. Hideki, buongiorno. Buongiornissimo. Grazie Red. Buona mattinata anche a te. Porca la put... Direi che è colpa tua che ci sto giocando, eh. Sappilo. Ciallo. Allora, abbiamo dare pagina, ok. Non mi piace vedere. Dalle e il tutto. Che cazzo è? Allora. Carico. Ah, ho perso. C'era quel cazzo lì grosso che non so come fare a battere. Un secondo, ma io sono morto? Sto prendendo? No, sono ok. Allora, andiamo di recuperare qualcosa, se possibile. Non si va benissimo, caro, tranquillo. Grazie di essere passato. Ovviamente hanno portato via tutto sti stronzi. Eccolo, è lui. Delle armi, dico io. Devo andare là nella loro base e recuperare tutto quello che mi hanno preso. Le impronte blu sono le mie, no, anche le loro, perché io di qua non ce l'ho venuto. Almeno non hanno il fucile. Affanculo anche a voi. Ok. Allora,
E che cazzo. Tutto. Sono tutti inutili prenderli. Ad esempio, quei carichi qui sono distrutti. Cioè, li posso anche prendere. Però a parte fondamentalmente riciclarli non si può fare. Mettitelo sulla schiena, ragazzo, sulla schiena, vai. Ok. E quella roba qui me la metti? No, ma che con... No, ma che cazzo! Cioè, non posso fare una selezione multipla, mi sta dicendo? Ah, ok. Sbagliavo io. Quali ne ho già un paio. Vediamo se... Mamma mia! Ok, ad esempio io qua sono adesso a 6,8 kg in più di quello che posso portare. Vabbè, proviamo. No, però così, cioè... Cosa c'è ancora che ti consigli di dare, amico caro? I carichi non possono essere l'originale, la valutazione di questa la distanza, ok. Allora, vediamo di oggetti inutili. Una cassa vuota, eh? Deposita questo tipo di cianfrusaglia alla Bridges. A te forse non servono, ma a noi sì. Sì. Il problema è che io devo lasciar giù 6 kg di roba. E quanto pesa? 5. Ok. Per forza di cose devo lasciarle giù. Sì. E c'è anche pochissimo equilibrio. Ovviamente. No, stai piano. Calma ragazzo, piano. Ho svegliato qualcuno? Torniamo a casino, va. Ma certo, ma c'è anche la zona con la pioggia. Mi viene da piangere. Cazzo, ci scendo io da qua. Lì la strada. Piano. Beh, cazzo, non l'avevo mai visto così. È un'idea. Bada, piano. Rallenta, fermati. No, vai piano, ce lo puoi fare. No, che cazzo corri, cazzo. Sì, poi ovviamente andando avanti nel gioco
sblocchi i mezzi, sblocchi gli esoscheletri che ti danno una mano a portare più carico e non avere così tanti problemi di equilibrio. No? Ah no, c'è un cristallo qua però. Che cazzo ti metti a correre? Tranquillo, chiudi gli occhi. Ok. Io dicevo, volevo prendere sto cristallo. Che ovviamente poi il carico me l'ha messo la minchia. Ok. La colonna sonora scritta da Zucchero. Impareremo a chiamare. Esatto, sì, è un feto. E è quello che ti permette di vedere i... Più che vedere, no, oddio, anche sì, vedere più avanti, i nemici, le CA, che sono i nemici reali del gioco. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Restare in piedi. Vabbè, però non è che te lo tiri da una parte e poi non riesci a stare dritto. Ai, sì, ragazzi. Vedi che bel futuro che ci attende? Per poco. No, 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 volevo raccogliere il... Ecco fatto. Urien! Buongiorno, benvenuto! Visto che moderatrice efficiente che mi sono trovato. Ma guarda, io oggi in realtà mi sono svegliato anche più tardi del solito. Mi hanno lasciato dormire i due disperati. Cazzo di strada devo... No, deficiente no, dai. Chiamola di qua. Cado. Per poco. Esatto. Dai che ce la facciamo. Sento che ce la facciamo senza cadere, senza spaccarci l'osso del collo.
Che cazzo. No, le 5.45. Vabbè, ma l'hai spenta e poi ti sei rimessa a dormire, vero? E ne sto portando un po', è una consegna, ne chiedono tante, cioè... Sì, niente male. È male un paio di palle, perché adesso arrivano le CA qui avanti, cazzo. Andiamo ad andare... Esatto, vaffanculo anche a voi. Le 6:30. Sei svegliata alle 6:30 sabato. E porca la... Siete lontani, vero? Sì, ti capisco. Non vedo da che parte indica però sto coso. Ok, sì, me lo può vedere, perfetto. Non so come faccia a non spaccarsi la schiena né a camminare così, però... No, devo andare di qua per forza. Ma in realtà, guarda, è quasi ancora poca roba. Verrebbe da pensare che hai paura. Devo passare quel cartello. No, col cazzo, quel cartello qua mi indica che ci sono. No, ok. Dai, sono quasi arrivato. Dai, che sono quasi arrivato, gli finisce anche la pioggia. Grandissimi! No, allora, bella la pioggia, non in quel gioco qua, ti dico. In quel gioco qua ti fa invecchiare e fa comparire quelle specie di fantasmi che abbiamo intravisto prima. Quindi direi, qui non proprio. Perché non ti muovi un po' più velocemente, amico mio? Ok, bravo. Vai. No, cioè non serve. Minimo movimento ti... No.
così, ok. No, 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 ok, ok, ok. No. È vero che qua prendo la moto. Allora, vediamo di portare dentro sta roba. Ci siamo quasi. Avvio stazione. Scansione in... Ok. Controllo. C'è. Lo bloccate con segno di cristalli tirati sono un po' diverse dal solito. Ma non è una procedura complicata. Accedi al terminale delle consegne e seleziona Ricicla per scaricare i cristalli che porti. Decontaminazione pura. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridge. Poi tra poco vedrete le mie doti da pilota numero uno di mezzi a 2/3 ruote. Io consegniamo questi che sono i carichi smarriti. Un po' rovinati, però. Grandissimo lì. L'agente divenne comandiere in grado di eseguire ordini semplici, ma forse un giorno con molti sforzi ti considereranno una vera leggenda. Ora riceverai più minacce. Ok. Poi cicla. Puoi fare 100 alla volta. Cioè io ne ho una quantità atroce, ne posso fare 100. Vieni. Quasi qua sulle spalle, mezzo distrutto. Hai cristalli chirali per noi. Questi cristalli si formano solo in luoghi con livelli elevati di chirali. Sospetto una correlazione con l'espansione della rete. Accidenti, sono un sacco di cristalli. La manutenzione e RS saranno contenti. Chilometri per consegnare, per prendere le cose che erano qua, due passi, va bene. Ok, riciclaggio. Materiale in una struttura, aumenterai la quantità di materiale disponibile nella struttura. Materiale per fabbricare altre armi e attrezzature. Le armi dov'è che le prendi? Più avanti, molto più avanti. Bravo, Sam. Aumentando il livello di connessione con una struttura, amplia l'area sua capacità di stoccaggio, avrai a disposizione una maggiore quantità di materiali. Avrai a disposizione più risorse. Potrai inoltre attivare nuove funzioni e potresti addirittura ricevere qualche regalo. Addirittura regali. Centro logistico. Dato in un nuovo ologramma. Guardia della Bridges Macho. Ok. Ok, lui più strutture all'interno dell'area coperta dalla rete. Bella lì, ho raggiunto livello 10 nel peso. Livello 12, 13.
Fattorino provetto. Ok, bella lì. Oh, prima che mi dimentichi, questo è per te. Questo è lo spray riparatore per aggiustare le casse dei Okay. Questo è interessante. Serve a contrastare gli effetti della cronopioggia. È utile per sistemare le casse dopo un brutto incontro. L'ho aggiunto alla tua lista di provviste, così è pronto all'uso in caso di bisogno. Mettitelo sulla schiena. Confermiamo, tanto adesso prendiamo le cose rotte e le ricicliamo. Oh, Cuggio! Alla prossima. Esiste un nesso tra i livelli elevati di Tirarium e una maggiore formazione di cristalli. Potrebbe essere dovuto all'espansione della rete. Nulla di cui preoccuparsi, la densità chirale del luogo rientra ancora nei parametri. Se ne trovi altri, raccogli. Sarai ricompensato bene. Se trovi dei cristalli chirali, puoi depositarli in una delle nostre strutture. Puoi depositare anche altre risorse e qualsiasi oggetto che non ti serve più. Ogni cosa ha un valore. Quello che non possiamo usare così com'è può essere smantellato per la RS e altro ancora. Ok, quindi devi rifare fabbrica attrezzi. Possibile fabbricare, non è stata rilevata nessuna interfaccia della stampante chirale. Okay. Ricicla. Allora. Non è stato rilevato nessuna interfaccia della stampante. Che cazzo vuol dire, amico mio? Cosa vorresti dirmi con sta informazione? Grazie. Allora, prima di tutto, prego, prego, caro. Sempre un piacere. È tutto a posto? Non hai accettato tutti gli ordini in attesa. Te lo dico per ricordartelo. Limite alle armi revocato. Allora. Ma mi stai prendendo in giro? Ma mi stai decisamente prendendo in giro? Quanti cazzo di consigli ci sono? Tanto non li leggo. Però le casse di ca... Ancora? C'è un... ho letto. Ok.
Biostazione. Scansione ID Bridge. Controllo ID. Ok. Le aree saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Decontaminazione pura. Accettato. Benvenuto. Perché non ho il CCP? Perché non ho i CCP? No, i materiali non mi servono, mi serve... Faccio dentro... Allora, facciamo così. Metti tutto nel armadietto privato, li vengo a prendere poi. Altro perché non ho ok, andare a recuperare l'int. Servivo. Adesso. Ordine assegnato. Se non mi ricordo male come si fanno le cose, per riparare quella moto ho bisogno della torre. E questi qua del centro qui sono stronzi. Limite alle armi revocate. L2 va bene. Parecchi rani, erba, box postali. Ok, no, non era questo. C'è torre di guardia, fare cartello, no, sto... oh. Non era questo. Grazie per essere stata qua, Lilly. Buona mattinata e buone commissioni. Esatto, perché se non è la torre di guardia che serve è... no box postale e guardia. Ok, vai tranquillo. Yeah. Va bene, andiamo a recuperare. Controllo ID. Ok, le armi saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Limite alle armi revocate.
Secondo una buona teoria, se io seguo, io devo andare là, prendo la strada e anche andare dritto per dritto. Non è sempre così, ma capita molto spesso che i muli si portino a casa dei carichi rubati. Trova il box postale e riprenditi il carico. Facile, no? Occhio però, quella gente è armata. Se si mette male, preparati a combattere. Sì, sembra la strada giusta. No, 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 non scivolarmi giù così, ragazzi. Dai, ce la puoi fare, su. C'è un po' un cavallo di Skyrim. Allora, i siti di consegna dei muli sono sorvegliati. Non bisogna farsi vedere. Non farti notare e muoviti piano per ridurre i rumori. Il muro ti ha individuato. Nasconditi da qualche parte. Guardati intorno e senti. No, che non mi vedi? Vabbè, ascolta. Facciamo prima così. Dai, bibi, su. Ma perché la gente si infila? Ce ne sono in giro altri? No? No? Ok? Sì? I muli vicino a te siano stati neutralizzati. Allora, minchia, ne hanno di roba, eh? 30 kg pesa sta cosa.
ricordo, chiodo l'arrampicata può servire. Sono un po' appesantito. Tipo di poi 25-30 kg. Mi piace un botto lasciare qua queste cose, ma posso fare altrimenti. Attualmente non posso fare altrimenti. Già riuscire a tornare così non è affatto facile. Conviene passare da parte prima. Mi conviene fare il giro di qua. Sembra un sentiero. Cazzo, quasi anche gli stivali da cambiare. Va bene, ho due paia. Non ti fermare, eh? C'era una strada più comoda di lì. Vabbè. I muri, quei dannati tossici a caccia di carichi. Sarebbe più facile senza quegli stronzi. Un tempo sbrigavamo tutto con l'IA. Le consegne venivano effettuate da droni e veicoli automatici. Non dovevamo far altro che starcene seduti e lasciarli fare. Era rivoluzionario.
un sistema unico al mondo. Era destinato ad avere successo, ma non funzionò. Alla gente non piaceva l'assenza del contatto umano nel settore dei servizi. Perciò decidemmo di reinserire il contatto umano. Creammo posti di lavoro inutili per gente che ne aveva bisogno per vivere. E poi andò tutto a rotoli. E ora ci ritroviamo sette disvitati la cui unica passione è dirottare dei carichi. Sciacalli sempre pronti ad aggredire i tuoi nemici. Vedi di non farti beccare. Ok, ora un pochino più in là. Ok. Vai ragazzo, vai così, corri. Vai. Avvio stazione. Scansione in libri. Controllo i tizi. Carico bene. Grazie. Contaminazione pura. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Ma che cazzo? Ok. Un secondo. Allora, consegniamo. Consegna senza paura. Ah, è ora di attivare quella stampante chirale. Scusa se ti facciamo penare, ma fidati, ne vale la pena. Sì, perché almeno mi sblocchi la moto, cazzo. Certo che ne vale la pena. Eccellente, l'unità non ha neanche un graffio. Spero che sia con questo. Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Minchia, senza un graffio. Sam, come vanno le scarpe? Non troppo bene, immagino. Viste le condizioni là fuori. In questo lavoro non c'è niente di peggio di un paio di scarpe rotte. Se continui ad indossarle, prima o poi ti farai molto male. Ho aggiunto degli stivali alle tue provviste. Dotazione Bridge standard. Dovrebbero calzarti. Dovresti sempre averne un paio in più. Ma se te ne dimentichi o se sei nei guai, ne puoi fabbricare di nuovi usando i terminali delle nostre strutture. E ci sto. Per visto necrosi e concetto di vita e morte per gli antichi egizi. Minchia. 2 anni fa centro logistico ovest di Capital North City, la rete chirale.
Ok. No, struttura. Il ponte, bello, bello, il ponte è utile. Adesso puoi usare cristalli in tutte le strutture affiliate alle USIA. Utilizzarlo nel centro logistico. Ok. Ci si vede. Congratulazioni, Sam. Ho sentito che ora puoi usare una stampante chirale. È uno strumento incredibilmente utile che funziona solo grazie al modo in cui la nostra rete sfrutta la spiaggia, consentendoci di trasferire enormi quantità di dati praticamente all'istante. Di norma per questi trasferimenti ci vorrebbero ore, se non addirittura giorni. Secondo alcuni, la rete chirale sarebbe in realtà una vera e propria macchina del tempo, che trasmetterebbe dati nel passato. Basti pensare che dobbiamo ancora comprendere appieno la natura della rete e della spiaggia sulla quale ormai facciamo affidamento. Si potrebbe paragonare al rapporto tra gli uomini primitivi e il fuoco. È utile? Certo. È pericoloso? Senza alcun dubbio. Ad ogni modo, abbiamo deciso che i vantaggi superano i rischi. Poi, dato che le CIA sono collegate alla spiaggia, è ragionevole pensare che ulteriori esperimenti e studi avrebbero risvolti positivi. Si potrebbe dire lo stesso di te, naturalmente. Stai tranquillo, ti terrò informato delle mie scoperte. Hai la mia parola. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Progetto del ponte è nel tuo CCP. Per prima cosa bisogna gettare la struttura per farlo sedere. Dopodiché dovrai aggiungere altri materiali per terminare l'opera. Poi per prepararlo. Ci sono tanti fiumi e canyon a cui servirebbe un ponte. Ti assicuro che passeggiare su un ponte che tu hai costruito ti dà grandi soddisfazioni. Provaci. Ok. Quindi, quali io ne ho già un po'. Vamo. Di che so. Sì. Grazie per il costante supporto.
Sì. Di alimentazione costruito prima. Alla volta. Volentieri, Urien. Volentieri, volentieri, volentieri. Dammi un attimo che lo faccio al volo. Primo livello. Sai che non ci avevo pensato. Rimozione. Ma teoricamente. Ah, rimozione automatica dei messaggi, eccolo qua. Pensavo di averlo fatto. Dovrebbe andar via in automatico. Ok. Perfetto. Va meglio? Assolutamente. No, sai che ero convinto di che l'avessi fatto. No, adesso non serve niente. Forse diciamo che tutti i metalli che ho addosso. Grazie per il tuo contributo. Allora, armadietto privato, lasciamo resina. Servono 800. 2, 4... Quello da 50, qui abbiamo 4, 6, 8, no, che scarica. Ah, no, ok. Questi me li ho addosso, quindi io ho 2, 4, 6, 50, gli altri metalli che mi mancano. Ah, sono un pirla. Adesso qui. Ok. Cazzo, abbiamo ancora di da. Come 17 da. E ci cari. Runner, alta, immune, quali sensore, locali. Buon. Possiamo partire come se non ci fosse un dopo. Però ragazzo, un minimo di equilibrio mantienimelo, eh. Fai buon viaggio.
Ok, Sam. Comunque, raggiungi la zona designata per la costruzione del ponte. Le fondamenta dovrebbero essere pronte. Con il tuo aiuto finiremo in meccanismo. Qui dovrebbe esserci un terminale. Usalo per depositare i materiali aggiunti. Ideale, armi revocate. Comunque, Urien, quando hai dei consigli da dare, sono sempre bene accetti, non ti preoccupare. Sam, sei nel posto giusto. Lì deve esserci un terminale. Accedi per depositare i materiali. Meno struttura, eh? Ah, option. Mi sembrava la freccia in basso. No. Excuse. Ah, ok, devi tenere premuto. Ah, me ne bastavano 400. Ok, aggiungi. Confermiamo, facciamo il ponte. Il primo ponte che abbiamo costruito. Bravo, Sam. Quel ponte faciliterà la vita a molte persone. Ogni viandante e corriere che andrà in quella direzione lo sfrutterà con piacere. Fai caso se ci sono altri posti dove... Sembra che mi trattano come un deficiente. Bravo, Sam. Vabbè. Avvio stazione. Canzone di indietro. Controllo in più. Le armi saranno bloccate fino alla parte. Decontaminazione pura. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Quella moto che non mi ricordo come si ripara. Lucio, buongiorno, benvenuto e buon sabato anche a te. Tutto bene? Di alimento. Pieno. Armadietto privato per adesso, che è peso. Ok, per adesso posto. Tutto bene, dai, tutto bene, tutto bene. Ho ricominciato Death Stranding.
perché l'ho visto l'altro giorno da, da un altro ragazzo in stream e mi è venuto voglia di giocare l'altro giorno, l'altra sera mi è venuto voglia di giocarci anche a me. Avvio stazione, fai buon viaggio. Un po' di masochismo ci vuole ogni tanto. Non mi ricordo come si ripara la moto. Limite alle armi revocato. Dovrebbe essere che serve il... serve una struttura che non mi hanno ancora sbloccato, se non mi ricordo male. Sarebbe molto comodo. Ma vabbè. Oh, che bello. Allora, se li vuoi su PC, Instant Gaming. Nel mio profilo trovi il link cliccando sull'immagine. Puoi arrivare direttamente, apri direttamente la pagina. Se invece vuoi per console, c'è ogni tanto qualche offerta su Instant Gaming o G2A, però diciamo che trovi più per console le tessere. Quindi ti aumenti, prendi ad esempio, che ti dico, 50 euro di credito a 40, risparmi qualcosa e te lo pigli poi dalla console. Per PC ti consiglio Instant Gaming. C'ha delle belle offerte sia su giochi recenti che un po' più datati. È tutto nelle gambe. La roccia non c'è. Scalarla quindi. La foresta, se non mi ricordo male questo. Ah. Onestamente li prendo spesso anch'io su lì i giochi, che poi trovi offerte per un po' tutte le piattaforme, quindi che ti dico Steam piuttosto che quella della Ubisoft, piuttosto che tutte le varie altre piattaforme, e poi scegli tu dove andare a riscattarlo, insomma, cioè, prenderlo ad esempio per Steam o per altro. Questi che sono? Niente. Togli il cristallo. Carico smarrito, prendilo. Ci sono dei metalli. Ecco fatto. Ah, l'erba sandalo. Cavolo, Farming, guarda, è uno di quei giochi che ho sempre voluto provare, ma non l'ho mai installato. Alla fin fine. Una di quelle cose, prima o poi ci provo. Ma perché te lo... No?
boh, non lo so, non so perché in realtà, però mi ha sempre lasciato quel dubbio da volerlo provare. Ma guarda, allora, ti dico la verità, adesso sto già portando un sacco di giochi, quindi la vedo un po' difficile. Però magari non si sa mai più avanti. Quanto pesa sto coso qua? No, fuori. Fuori peso. Piace. Pare. Te lo lascio qua. Vabbè, però aspetta, lo posso lasciare. Chi è lo stronzo che l'ha smarrito qua? Devi girarti, caro ragazzo. Girati piano. Ok, bravo. Resisti. Dobbiamo solo arrivare lì. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai, vai così. È tua consegna, carico smarrito. Questo e questo. Vai. Ciò che non ho fatto chissà quanto, però... E non è qui nel nulla cosmico. No. Stai. Ma come hanno fatto a rovinarsi le casse dietro, cazzo? Che cos'è che ti fa? Segna, carico. Marito, vai. Sopra, che cosa abbiamo detto? E vai. Figlia s'arrangia. Cosa? No, però aspetta, nel tornare indietro ci pensiamo, perché adesso qua
se non mi ricordo male, questa non è una bella cosa. Cazzo di strada posso fare? Esatto, lo sapevo che c'erano. Nonnina. Allora, io dove devo andare? Là. Avrei fatto meglio riposarmi, eh? Dai, Bibi, stai tranquillo. Dovrei essere fuori pericolo. È andata abbastanza di fortuna.
si mettono i cartelli? Ah? Ah? Sono sempre! Cazzo no! Meno! Sarà uno spasso. Crea il cartello. Avvio stazione. Scansione idrica. Controllo idrico. Ok. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Carico. Tranquillo, non ho armi. Consegna carico. Grazie, con questa unità possiamo alimentare il centro logistico con la rete chirale. E anche altri posti se funziona. Spero che le UCA usino bene la nostra elettricità. Posso guardare? Incredibile. Come hai fatto a portarlo? È volato. Vabbè, vai. Quanta strada abbiamo fatto? Vabbè. Ci serve solo una connessione alla rete chirale. Dai. Connettisciamoli. Non te l'ho mai chiesto, ma tu streami? La larghezza della banda di rete è limitata. Ogni struttura che costruisci ne usa un po'. Però, se aumenta il tuo livello di connessione, aumenterà anche la larghezza di banda disponibile. Perfetto.
ancora che dessimo un contributo. Grazie. Ho sentito che il resto della tua squadra è stato annientato. Quindi ciò che fai è ancora più incredibile. Una spedizione di un solo uomo. Spero che Amelie se la cavi come te. Chissà se ha raggiunto Edgenot City. Lei ci ha affidato il parco eolico. Stavo nelle retrovie, Amelie ci guidava. Non l'ho mai vista di persona. Grazie, Urien. Ma è stato un onore viaggiare con lei. Quando la vedi... Ah, ti ho fatto VIP del canale, Sam, hai un momento? Visto che ti sfrutto come... un esperimento col tuo sangue. Per fare i test. Ho rilevato qualcosa. Dopo aver e l'aiuto che mi dai. Utilizzato del tuo sangue nel territorio delle CA, la loro attività si è ridotta. Anche se non è un risultato definitivo, dato che non abbiamo altri riemersi con cui fare ulteriori test, sembra che i fluidi corporei dei riemersi siano un repellente per repellente le CA. Mamma sta sviluppando un'arma per verificare questa teoria. Il prototipo è quasi pronto. E quando lo sarà, vorremmo che lo collaudassi. Che strano. Sam, questa è l'opportunità perfetta. Abbiamo quasi tutta la regione sulla rete chirale. Manca solo Port Knot City. Torna a Capital Knot City a raccogliere gli aiuti per Port Knot. Quando arriverai, ti daremo il prototipo completo di persona. Un'ultima cosa. È raro che i corrieri arrivino a quel parco eolico. Già che vai lì, dovresti raccogliere tutti gli ordini in sospeso. Non ha senso tornare a mani vuote se c'è ancora del lavoro da fare. Dai un'occhiata a quel terminale. Congratulazioni. Ti è consentito prendere ordini attivi. Sebbene siano di minore importanza rispetto a quelli assegnati a te, se sei di strada e ti avanza un po' di spazio, non sarà un problema fare un piccolo sforzo in più, non è così? E sebbene non siano missioni cruciali, per qualcuno sono importanti. È pur sempre una buona azione, no? Allora, ordini per Sam. Consegno le resine. Ben fatto. Il parco eolico che hai allacciato alla rete è essenziale per continuare la nostra espansione. Come ricompensa, ho aggiunto una cosetta al tuo CCP. L'opzione generatore. Ricarica le batterie di ogni dispositivo nelle vicinanze. Sto parlando di macchinari, moto e altri veicoli alimentati a batteria. Quante cazzo sono? E altre cosa devo portare? Sam, ricontrolla il riepilogo. Metalli, consegnando materiale in una struttura aumenterai le risorse disponibili per la costruzione di armi e per l'esecuzione di altre funzioni. In struttura può contenere una quantità limitata di materiali, altri menu e usa ok per scorrere le schermate e controllare gli oggetti da qua. Metalli. Andiamo a prendere tutto.
Allora. O questo e questo o questo qua. Questo. Devo tornare in quelle due. Viene da piangere per lui, onestamente. Allora, il problema è che... No, ho sbagliato. Io devo passare in area che ha... che ci ha nella foresta. Vabbè, proviamoci. Limite alle armi revocato. Ah, che schifo. Però per fortuna che c'è gente saggia che mette ponti e robe utili a farti stare in piedi. Cazzo, 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 cazzo. Piano. Vai così, pianin pianino. Facciamo tenere più la sinistra. Va bene.
stai dicendo che sono riuscito a evitarmi le CA? Che botta di culo! Vai così, vai così, benissimo. Che qualcuno si occupi di una consegna standard al posto tuo, metti il carico in un armadietto condiviso. Se un corriere decidesse di aiutarti, potrà consegnare il carico a destinazione, dove sarà messo in un deposito vicino. Oh. Isoprene. Carico c'era. Per me non c'è niente. Ok, questo abbiamo detto che va. George Button. Ma che cazzo va sto coso qua? Che cazzo è George Button? No, niente. Mio armadietto privato. Ah, c'ho questo carico smarrito. Ok. E ho capito come fanno a essere dentro. Arrivare al ponte, arrivato al ponte, non posso. Oh.
Ma che cazzo? No, 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 non cadere. Una domanda, voi la musica l'avete sentita bene? No, perché nelle cuffie mi gracchiava un po'. E non so se è una cosa mia. Ehi, Sam. Puoi far ripartire quella moto se la carichi con un generatore. Fa una prova, no? Lasciami il tempo di arrivare. Arrivo, faccio un attimo le consegne e poi carico la moto. Avvio stazione. Ah, certo. Stazione ibrida. Controllo ibrida. Ok. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Carico. Non scattare. Vai piano. Per poco. Contaminazioni. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Field. Sì. Ci ho preso la scheda di acquisizione. Probabilmente su alcuni giochi. Su alcuni giochi in realtà è la prima volta che la sto portando in live, quindi non saprei se è qualche impostazione da fare, come molto probabilmente, quasi di sicuro, ok. Abbastanza. Per te le mezze misure non esistono, eh? Difficile credere che una persona sola possa portare tanta roba. Sei davvero una leggenda. La tua stanza privata se vuoi andare per un livello 2 superiore per... ok. Bello, mi piace, vai, sali. Solo 5. Nessuno ha fatto più di te per riunire le persone e rimetterle in sesto. Come fai a fare tutto da solo? Mi viene da chiedermi se il grande messo non sia un piccolo esercito. Perché ogni volta che qualcuno è nei guai, tu
sei sempre pronto ad aiutarlo. Inizio a pensare che potresti arrivare fino alla costa. Cazzo, ho fatto 4 passi. Faccio il tifo per te. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Calma. Avvio stazione. Fai buon viaggio. Certo che comunque hanno un metodo di costruzione abbastanza semplice. Allora, questo la roba, perché si è lanciata. Allora, ho messo i metalli. Ah no, ok, adesso è bilanciata. Che... Ok. Ora, già che ci siamo... Perfetto. Avvio stazione. Scansione ID Bridge. Controllo ID. Ok. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Decontaminazione tutta. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridge.
anzi, visto che è mezza distrutta anche la moto. Il gatto, sì. No, no, ho preso la rigato. Dai, HD60. Limite alle armi revocate. Probabilmente è proprio una questione di regolazione audio, però non saprei dove andare a mettere le mani, dovrei trovare qualche guida e capire dove mettere le mani per regolare l'audio che mi arriva in cuffia. Perché già se ad esempio le cuffie le uso direttamente con il PC non mi danno problema, o direttamente con la Play. Quindi... Bello. Serie di granate EX. Ecco a te la numero 2. Come avrai capito, questo modello è stato prodotto dagli estratti sintetizzati dei tuoi residui fecali. Noi ipotizziamo che il tuo consumo regolare di criptobionti ti abbia portato a espellere sostanze che potrebbero rivelarsi particolarmente utili contro le CIA. Se vuoi che ne produciamo altre, devi semplicemente fornirci i materiali necessari tramite il gabinetto della stanza privata. Aspetto con ansia il tuo parere. Facciamo anche una doccia. Poi riordini, affidamento, errori. Ok, niente. Generatore, volta, ho visto. Oh.
materiali, collaborare. Sarà stato organizzato altri corrieri che a loro volta potranno fornire utili, bene, potenziare le strutture.
proverò a fare un aggiornamento del firmware poi. Non lo so, proverò a fare un aggiornamento del firmware, probabilmente è quello. Adesso vi chiedo di scusarmi un attimo che faccio fare un giretto ai cani, stanno pazzendo. Torno subito. E rieccomi, perdonatemi. Ma penso che l'abbia fatta tutta, sì. Perché più che io era il maschio, il cane che volevo uscire. Oh, guardala qua, quanto è figa la moto nuova. Ok. Questo non è il solito ordine. Ricontrolla le parti cruciali del riepilogo. Tempo limite 30 minuti. Non immergere in acqua. Accettiamo ordine. Che altro le granate, che mi piacerebbe capire come faccio a prenderle. Questi vali non hanno al paio. Ricordati che questa è una cassa ventilata. Non immergerla nell'acqua, pensa al contenuto. Cipiglio, no, uno, ne prendiamo. Ok. Partiamo!
Ordine assegnato. Parametri di consegna aggiornati. Tempo limite impostato. Allora, non devo passare in acqua, quindi mi conviene fare il giro qua così. Il problema poi è attraversare questi. Vabbè, salto, salto. Sotto. Vabbè. Non volevo fare questo. Ok. Ecco fatto. Bello, bello che c'è un generatore. Il problema è qui avanti con le CA. E partono in automatico le canzoni. Stay
Non si è bagnato, dai. Consegna il carico, poi potrai accettare nuove richieste. Quello che volevo fare. Bentornato, Sam Bridges. È sempre un piacere. Ah, grazie per la consegna. Sei stato velocissimo. Sei migliorato dall'ultima volta. I criptobionti sono vivi e vegeti. Minchia, l'ultima volta sono arrivato a piedi da... da una città distrutta. Vediamo cosa mi dà. Ah, certo, il tempo di consegna che me la fa crescere. Dai, benissimo, al 10. Fattorino esperto. Ehi, ho qualcosa per te. Che cuccio. Beh, allora sì. Cazzo, il cappellino della Bridges. E allora sì. Buon viaggio. Hai qualcosa di diverso. Non riesco a capire cosa sia. Però so che non me lo sto immaginando. Davvero notevole, Sam. Hai praticamente riunito l'intera regione. Ma più a ovest andrai, più avrai a che fare con le città. Devi sapere che siamo sempre in cerca di soluzioni definitive. E sappiamo che il tuo sangue ha effetto su di loro. Prima ti ho detto che mamma sta sviluppando un'arma per sfruttare questo fatto e che dobbiamo trovare il modo di produrlo artificialmente. Ed è per questo che ci servono i criptobionti. O ci eri già arrivato? Se le cose dovessero andare secondo i piani, potremmo ribaltare la situazione. Ma prima dobbiamo annettere Port Knot City alle UCA. L'ordine di Dai Hartman è al terminale delle consegne. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Allora,
Che c'è, Occhino? Sam, mamma mi ha detto che ha completato l'arma anti-CA. I prototipi faranno parte della tua prossima consegna. Un carico di aiuti per la gente di Port Knot City. Port Knot City è abbastanza lontana dal territorio delle CA, ma le armi tornerebbero utili nel caso si avvicinassero. Inoltre permetterebbero alla gente di difendersi quando sono fuori dai confini della città. La spedizione include anche svariati medicinali, oltre a sperma umano e campioni di ovuli. Sono campioni essenziali per mantenere la diversità genetica, essendo stati donati da civili che vivevano fuori dai maggiori centri urbani. Sfruttando le proprietà temporali del Piralio, li possiamo conservare a oltranza finché non ne avremo bisogno. Una volta elaborata la spedizione, collega il Qubit. Quando l'avrai fatto, l'intera regione sarà integrata nella rete virale. Dopodiché dovrai andare verso Lake Knot City. Abbiamo incluso un carico di aiuti anche per i suoi abitanti. Ovviamente per arrivarci dovrai attraversare il lago. Troverai i dettagli nel secondo ordine che dovrai accettare più avanti. Senza dubbio, questa sarà la tua missione più lunga per noi finora. Controlla di avere tutto. Allora, io controllo anche di avere caro e te lo farò anche l'ordine, però io devo andare prima. Innanzitutto mi dici di riposare e io riposo. Vediamo un po'. Ok. E la nuova canzone che ci hanno. Comunque le canzoni di questo gioco sono molto belle. La colonna sonora è veramente molto.
Washington. Non volevo fare. C'è qualche granata. Bello. Granata EX numero 1. Ah, ok, sono nell'arma dietro. Privato. Perfetto. Un'altra delle nuove granate EX, la numero 1. Si chiama così perché contiene un estratto vaporizzato ricavato dalla tua urina. Rispetto all'altro dispositivo, questa granata contiene una maggiore concentrazione di fluidi e dovrebbe risultare più efficace contro le CIA. Ogni volta che tu utilizzerai il bagno della stanza privata, noi raccoglieremo i fluidi e produrremo altre unità pronte all'uso. Perciò non devi temere di restare a secco. Così che appariva il mondo centinaia di milioni di anni fa. C'era un unico continente. E sai cos'è questa? La luna. Presto ti farò vedere quella vera, te lo prometto. Sarà a tua disposizione. Potrai andare ovunque tu vorrai. Anche sulla luna. Allora, accetta ordini, ordini standard, prendiamo tutto. Ehi.
carico. Aprila. Vado. E le altre granate? Ah, certo, le altre granate non le ho qua perché sono andato in un altro. Ordini, visto che mi fanno andare avanti. Ordini assegnati. Parametri di consegna aggiornati. Tempo limite impostato. Avvio. Fai buon viaggio. Allora, la strada passare, o rifaccio quello che ho fatto a venire, no, però qua è più buongiorno. Giù, eh? Qua. Esine. Qua che cazzo lo attraverso io questo là. Perché il problema è che c'è, vabbè, però c'era là il ponte, vaffanculo. Thank you.
Avvio scansione. Scansione di Dibri. Controllo di rilevate armi. Saranno bloccate in modo partenza. Carico verificato. Grazie. Non ricordo se qua c'era qualcosa. No, non c'è niente. Sono felice che tu sia qui. Hai fatto presto? Della montatura per la maschera Ludens rosa. Vieni. Va bene. Grazie per tutto. Ben fatto. Nuovo ordine. Ah, non ho i documenti riservati? Quali? Questo qui quanto tempo abbiamo? Vabbè. Minchia. Prenderlo dopo. Ordine assegnato. Parametri di consegna aggiornati. Tempo limite impostato. Qui. Cogli recupero. Forza, non mi attenzione. Limite alle armi revocate. Allora, una cosa che ci andiamo in moto. No, 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 no. Fermo lì. Avvio scansione. Scansione i libri. Controllo i libri. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. We'll be right back.
E ti pareva. Quale devono far finire le cose, ovviamente. Me lo dico anch'io. Oh.
grande. Ma che cazzo? Mamma mia, non so come cazzo faccia. Chissà se qualcuno mi vede. Anche la moto. Vai, vai moto, reggi. Avvio stazione. Canzone di Dimitri. Controllo. Rilevate anche. Saranno bloccate fino alla partenza. Carico verificato. Tutto l'ho recuperato, tutto! Grazie, Sam. Oh merda! Sei sicuro? Bene. Ben fatto. Cosa c'è ancora? Jack, benvenuto, grazie mille, tutto bene, io te come va? Cazzo.
che cazzo ho preso? Grazie mille ragazzo, anche se tra poco stacco anch'io che vado a pranzo, però grazie mille dell'URC, vai tranquillo. Dai, vai su. Okay. Come ha? Grazie, stammi bene. Beppa, nuovo
Allora, no, non devo andare lì, mi conviene fare. Se qualcuno mi vede. Ancora tanta, quindi dovrei farcela tranquilla.
ancora fare. Sei tornato. Gran bella consegna. Allora ragazzi, io stacco per andare a pranzo delle consegne per ulteriori informazioni. E ringrazio tutti di essere stati qua con me questa mattina e di avermi seguito in questa avventura di consegne, questa America devastata. E niente, ci sentiamo nel pomeriggio, che penso di andare avanti con Spider-Man. E quindi salteremo tra i vari grattacieli di Harlem. Il nostro bel costume.